Quello che si affaccerà alla prossima stagione di Serie B sarà un Pescara profondamente rinnovato. Tanti i giocatori che tra scadenza di contratto, fine prestito o perché hanno mercato non reindosseranno la divisa biancazzurra. Che ci possa essere una sorta di rivoluzione è anche auspicabile dopo una stagione così deludente quale quella appena andata agli archivi. Un dato interessante e per nulla ragguardevole arriva dallo studio del portale cittadellaspezia.com, dal quale si evince come il Delfino sia l'ultima squadra nel rapporto tra punti conquistati e monte stipendi. Ogni punto è costato 249.000 euro. Nessuno ha fatto peggio. Le squadre costate di più sono le retrocesse, ma questo è normale perché quando si scende le società si portano dietro molti dei contratti sottoscritti in Serie A. Proprio per attutire questo fardello che è stato predisposto il cosiddetto paracadute. La speciale classifica vede primeggiare nettamente il Cittadella, 45.000 euro. Appunto, seguito dal Perugia, quasi 90.000 euro. Pescara e Palermo sono le uniche due ad essere sopra i 10 milioni come monte ingaggi, l'Empoli appena sotto. Se non altro, i toscani, comunque sesti nella speciale graduatoria, hanno stravinto il campionato. Il Palermo si giocherà i play-off dopo essere rimasto in corsa fino all'ultimo per il secondo posto. Il Pescara ha rischiato invece la retrocessione. E allora via in tanti, in particolare i giocatori in scadenza di contratto, i portieri Baiocco e Savelloni e poi Mazzotta, Coda, Bovo, Campagnaro e poi per fine prestito Fiamozzi, Koulibaly, Carraro, Palazzi, Baez, Yamga, Falco, Capone e Cappelluzzo. Da verificare altre situazioni, Gaston Brugman e Stefano Pettinari sono i due uomini mercato, di fronte ad un'offerta economica congrua lasceranno il Pescara. Fornasier, Proietti e Bunino sono sotto contratto, ma potrebbero essere fuori dal progetto tecnico futuro e sono in bilico. Il Pescara vorrebbe tenere Valzania e Macin, ma il primo vorrebbe giocarsi delle chance all'Atalanta e comunque si dovrà trattare col club orobico per una sua permanenza. Per Macin c'è un'opzione già fissata a 1,5 milioni di euro che potrebbe essere un ostacolo a meno di una rimodulazione col club che ne detiene il cartellino, la Roma. Le dinamiche di mercato sono imprevedibili, ma al momento possono restare Fiorillo, Crescenzi, Balzano, Gravillon, Perrotta ed Elisalde, tutti sotto contratto. E Mancuso, che è della Juventus, ma resterà in prestito un'altra stagione. Ci sono poi da considerare, tra i giocatori che possono rientrare dai prestiti, Ahmad Ben Ali e Francesco Zampano. Il Crotone, appena retrocesso, potrebbe essere indotto a non esercitare l'opzione per il centrocampista anglo-libico, che peraltro tornerà in campo solo il prossimo autunno. Da verificare anche se l'Udinese darà seguito alla sua di opzione per Zampano, anche se l'esonero di Massimo Oddo potrebbe incidere sulla decisione del club della famiglia Pozzo. Pur confidando nella permanenza del nucleo centrale della squadra, il tecnico Beppe Pillon, in caso di probabile conferma, dovrà far fronte all'idea di una imminente rivoluzione dell'organico.